Era terminata da tempo la guerra condotta dai popoli della Grecia, gli Achei, contro i guerrieri di Troia. La superba rocca era stata distrutta. Il re Acheo di Sparta, Menelao, aveva riconquistato la sua sposa, la bellissima Elena, rapitagli dal principe troiano Paride e causa di quel conflitto. Adesso i principi Achei erano tornati tutti alla loro patria, eccetto uno, Ulisse, re della piccola isola di Itaca, famoso per la sua accortezza. È un'andata e un ritorno. Mistero, fantasia, nostalgia e abbandono. È superamento di confini. È la tratta degli schiavi. È la scoperta del nuovo mondo. È il trasferimento forzato ai campi di concentramento. È l'andare dei popoli nomadi. È fuga. È crescere. Voglia di imparare. Uno zaino, una valigia, un biglietto, una mappa. È il coraggio della sfida e la paura dell'ignoto. Conquista e cambiamento. Un passaggio. Un ciao, un addio. Trovare. Vedere con gli occhi e vedere col cuore. La speranza degli immigrati di oggi. Un porto, un sentiero, un ponte. Un salto nel vuoto. Una meta, un profumo, un colore, una musica. Ulisse si trova davanti ad una nuova sfida, forse la più difficile, l'amore femminile. Calisso, colei che nasconde, per 7 anni lo tiene per sé, lontano dal mondo, con il suo canto lo colpisce come un colpo di fulmine. Lui non riesce più a partire e lei lo riempie di attenzioni, di cure e della promessa dell'immortalità. Non ha bisogno di inganni Calisso per avere Ulisse. Non serve la magia di Circe. Circe fa paura perché intrappola gli uomini con la sua bellezza per poi trasformarli in maiali. In realtà nasconde un'antica sofferenza e la paura degli uomini ostili, dominatori, pericolosi. Un legame profondo lega le due donne. Amano senza condizioni e alla fine si rassegnano alla superiorità degli uomini, a cui si sottomettono come pretende una società maschilista che teme le donne e il loro potere. Odio questo uomo perché non prova il minimo dispiacere nei miei confronti, non lo tocca la tristezza dei miei occhi guastati dall'abbandono, mi ha fatto solo male e detto bugie, è l'uomo sbagliato, capace solo di farmi stare male. Cosa ho fatto di sbagliato per meritarmi questo? L'errore sta nell'amare un uomo devastato dalla nostalgia, fedele alla propria moglie, amante del proprio essere uomo mortale. Forse è per questo che sono follemente innamorata di lui. Ogni volta che lo vedo mi faccio sempre più bella. Vorrei incendiare il mondo, ma poi sento che il mondo mi crolla addosso e divento strana. Sento tristezza, ma anche gelosia e rabbia. Mi sento bella e sempre più disperata. Non farti ingannare, è un uomo crudele. Mi guarda come se volesse ammazzarmi. Mi disprezza e non vede il mio antico dolore, quello che mi ha reso cattiva. Come tutti gli uomini, non comprende noi donne, non vedi gesti d'amore, non è capace di essere riconoscente per l'amore che riceve. Mi sento come un fiore luminoso in un prato nero. Noi proviamo a difenderci e a promettere cose belle, ma non serve perché tanto gli dèi sono contro di noi. Nell'amare do sempre tutta me stessa e non merito di essere ignorata. Mi sento un vuoto, un foro nel petto per colpa della sua indifferenza. Il fatto è che lo amo così tanto da offrirgli il mondo e lo raccoglierei sempre a braccia aperte col cuore spezzato. Io invece sento il bisogno di vendicarmi, ma devo stare attenta, devo nascondere la mia rabbia e la mia paura. Lui inganna me e io inganno lui. Mi faccio furba, mi sottometto, perché agli uomini piace vederci sottomesse e intanto preparo la mia vendetta. Io mi sento vuota e ho solo voglia di stringerlo, mi illudo che sia mio. Sono in viaggio da diversi giorni, mi manca casa, mi manca Penelope, mi manca Telemaco e il solo pensiero che non potrei più ritornare a casa mi fa sentire ancora più solo. Ho perso molti miei compagni, ho perso molti miei amici, sono stanco ma devo tornare a casa, non devo arrendermi, devo tornare dalla gente che mi ama, dal mio popolo. Lasciata finalmente l'isola di Calipso, Odisseo naviga su una robusta zattera per diversi giorni e dopo tempeste e burrasche approda alla spiaggia presso la foce di un fiume.
è l'isola di Scheria. Qui, nudo e provato dalla dura esperienza, Odisseo si addormenta fra i cespugli. Nella terra in cui è giunto abitano i Feaci, popolo fiorente e pacifico, su cui regna Alcino con la moglie Arete. Entro nella reggia e come straniero non posso far altro che chiedere alla regina di essere clemente con me. Ehi, straniero, siediti sul mio trono. Mangia alla mia mensa. Da dove sei giunto? Ma come? Non mi chiedi chi sono? Potrei essere un delinquente, ingannarvi, derubarvi. Da dove vengo? Vengo da una guerra, da naufragi. Siete sicuri che volete sentire la mia storia? Mio caro viaggiatore, sono così felice che tu ci abbia raggiunto qui sulla nostra isola. Qua accogliamo tutti gli stranieri, naufraghi e chi giunge da lunghi viaggi. Chi arriva non ha solo un lungo viaggio alle spalle, ma una vita intera. Grazie per la vostra ospitalità e gentilezza. Mi sento a casa. In questo viaggio ho imparato molte cose, ma il calore e l'ospitalità di questa isola non la dimenticherò mai. Mi sento a casa. Xenia, ospitalità. Per i greci era un dovere ospitare gli stranieri. Quando arrivavano sulle coste greche non gli si chiedeva nemmeno il nome. Venivano accolti, rifocillati e solo dopo si poteva chiedere il loro nome e da dove venissero. Grazie al Mediterraneo sono entrati in contatto popoli che altrimenti non l'avrebbero mai fatto, diversi per etnia, religione, lingua, organizzazione politica e cultura. Il Mediterraneo è stato abitato da popolazioni in viaggio su rotte condivise. Oggi il Mediterraneo non è più un luogo d'incontro, ma è diventato uno sbarramento, un ostacolo. Acque che dividono invece di unire. Nessuna di gentilezza, comprensione, centri sovraffollati e muri per separare e impedire. Xenia, il dovere dell'ospitalità che Alcino ci ha insegnato. All'alba Alcino e Ulisse mossero verso la piazza della città. Alcino, fattosi avanti, parlò. Bisognava preparare una nave allo straniero. 52 rematori l'avrebbero condotta, ma prima della partenza tutti avrebbero banchettato nella reggia per far onore all'ospite. Quindi tutti si recarono alla reggia dove si preparava il banchetto. Vennero uccisi 12 capre, 8 maiali dalle lucenti zanne e 2 giovenchi. Quando tutti ebbero placato il desiderio del cibo e del vino, il cieco cantore Demodoco prese la cetra e cominciò a cantare della lite che si era accesa un giorno sotto le mura di Troia tra Ulisse e Achille. Ulisse, non potendo resistere alla commozione, si coprì il volto col mantello di porpora per nascondere le lacrime che sgorgavano dai suoi occhi. Il canto mi ha fatto rabbrividire. Ho sentito come un vuoto dentro di me. I miei occhi si sono riempiti di lacrime e il desiderio di tornare a casa è diventato ancora più forte. Mi sono coperto con il mantello, ma non me ne vergogno. La nostalgia e la tristezza sono ormai insopportabili, un fuoco che non si spegne. Sto provando le stesse emozioni vissute sul campo. Piango, una lacrima e poi l'altra. Piango e basta. Sento un vuoto dentro di me. Ogni lacrima è per un mio compagno caduto. Ogni lacrima è per Penelope. Ogni lacrima è per la mia patria che non vedo l'ora di raggiungere. Ma le mie sono anche lacrime di gioia. Esse mi danno la forza di continuare il mio viaggio. Parlano di me come un grande eroe. Un eroe che piange nel sentire il racconto di imprese ormai leggendarie. Non me ne vergogno, anche gli eroi possono piangere. Un tempo gli eroi non potevano piangere, dovevano mostrarsi forti. Le lacrime erano per i deboli, e chi è debole non può essere un eroe. Ulisse, eroe del suo tempo, pur essendo forte, audace e astuto, si commuove e piange, ma non si vergogna e non ha paura di essere giudicato. Ma gli eroi non piangono, non possono, devono mostrarsi forti. Le lacrime sono per i deboli. Ma chi sono gli eroi di oggi? Sono tutte quelle persone che aiutano chi sta loro accanto con un semplice gesto, con il sacrificio della propria vita. Sono familiari, amici o sconosciuti che in un momento della loro vita trasmettono vita a chi è loro vicino. Sono coloro che praticano la gentilezza. Chi accoglie un naufrago, uno straniero. Chi lotta per la pace. Chi ha dato la propria vita per difendere un ideale, la libertà, la giustizia, i diritti. Tutti possiamo essere eroi, possiamo lottare per un mondo migliore.
possiamo piangere senza avere vergogna di quello che siamo. All'alba mi accomiatai da Circe e riprendemmo il mare. Presto giungemmo al lido delle sirene. Io turai bene, con cera, le orecchie dei miei compagni e mi feci legare all'albero. Le sirene giacevano sul verde prato e intorno a loro biancheggiavano le ossa di tanti naufraghi che mi avevano preceduto. Il loro invito era così dolce che io volevo correre a loro. Ulisse ha voluto ascoltare il canto per conoscere e provare il brivido del pericolo. Ulisse segue i consigli di Circe, ma quando incontra le sirene, se non ci fossero stati i suoi compagni a legarlo più stretto, sarebbe morto. I rapper raccontano le difficoltà e i problemi della vita nei quartieri di periferia. Anche oggi ci sono sirene che richiamano e incantano. Sì, ma alcuni cantano di imprese criminali e per alcuni sono di ispirazione, crimini come prove di coraggio. Anche la rete è piena di video interessanti, ma lì dentro ci sono anche siti pericolosi, le sfide per mostrare coraggio. E la droga? Beh, basta scegliere di no. La mafia che attira ragazzi ti porta a rischiare e restare intrappolato. Mi chiamo Odisseo, sono un re, un marito, un padre, un figlio. E quando penso alla mia vita, ripercorro le strade che mi hanno portato lontano per anni da quello che ero da Itaca. La guerra, il viaggio non solo il mio, ma di tanti uomini, donne e bambini che hanno abitato terre e mari. Si sono fermati stanchi, senza ormai speranza di arrivare alla meta. E poi un incontro, una mano tesa, la gentilezza di chi non giudica e come me hanno ritrovato la loro Itaca, porto sicuro, finalmente casa. Solo Penelope, immersa in un profondo sonno, ignorava ancora il ritorno di Ulisse. E a lei corse esultante la vecchia nutrice Euriclea. «Svegliati, figlia diletta! È tornato il tuo sposo!» Allora Penelope sentì mancarsi le ginocchia, perché non poteva più dubitare che il suo sposo le era dinanzi. E si gettò piangendo fra le sue braccia. «Non adirarti con me se non ho voluto subito riconoscerti. Volevo essere sicura di averti davvero ritrovato.»